primo raggruppamento che inizia con uno spinone italiano, volante, marrone, cane da ferma, continentale, italiano. Poi abbiamo un cane da ferma inglese, il re dei cani da ferma, Pointer. Andiamo in Germania con un bracco tedesco a pelo raso, Kurzhaar. Kurzhaar vuol dire pelo corto, Haar, pelo, Kurz, corto. Proseguiamo con un Bisla, bracco ungherese, quindi un bracco continentale, e poi un Weimaraner. Cane da ferma continentale italiano, il bracco italiano. E poi proseguiamo con un cane da ferma inglese, il tipico English Setter, Setter inglese. Proseguiamo con i Setter, ma andiamo in quelli più potenti, Setter Gordon. Per finire, con un cane che viene chiamato semplicemente il rosso, il setter irlandese, detto il rosso. Un applauso a questi cani da ferma e a premiare chiamiamo l'assessore De Robertis. Lucia, che è una nostra affezionata premiatrice e che ringraziamo per essere sempre presente qua con noi. Grazie tante, grazie anche alla città di Arezzo che viene qui rappresentata dall'assessore. Allora abbiamo un cane da ferma continentale italiano che è lo spinone, un cane da ferma inglese, il pointer, dice la parola stessa, pointer, punta, è un puntatore. Erroneamente chiamato pointer, perché pointer è un francesismo, il cane invece è inglese, quindi si chiama pointer. Poi abbiamo un Kurzhaar, roano marrone, vedete il roano sulle parti puntinate, il marrone su quelle chiappe, appunto color fegato, che è un cane da ferma continentale. Poi abbiamo detto che c'è un Bisla, che è il suo cugino ungherese, tipico per questo mantello, liscio, a pelo corto, color cervo, e poi l'altro cugino, il cugino che è il bracco di Weimar, che invece ha un pelo color bluastro grigio. Poi c'è il nostro bracco italiano nel colore bianco-arancio, il setter inglese anch'esso nel colore bianco-arancio, poi il tipico nero focato del setter Gordon, che è il più grande di tutti i setter, per finire con il rosso, che tra l'altro è la razza, voglio dirlo, allevata dal nostro Francesco Balducci. E che viene selezionata dalla signora Rautala, così come il setter Gordon viene selezionato dalla signora Rautala, il Weimaraner, grazie per andare sui cerchi bianchi. Basta così? Ok, questi sono i tre, grazie a tutti gli altri che salutiamo con un applauso. E tra questi tre ci sarà il vincitore del raggruppamento che più tardi andrà a ipotecare il titolo di Best in Show. Allora, Weimaraner, Setter Gordon, Setter irlandese. Adesso andrà a premiare insieme a Lucia De Robertis e prima mi dice bene, allora io questa volta la
avuto così, perché cambiamo un po', siamo il settimo aggruppamento e vi dico che i cani sono già piazzati. Primo, secondo, terzo, Time Runner, Gordon, Irish. Grazie ai fotografi, grazie ai giornalisti e vi ricordo